100 metri lo stacco, macchina che accelera. Lottano safety car con all'esterno Sipoen Gibey, ancora Satanasufi all'esterno di tutti Shaza. Prende il comando delle operazioni Satanasufi. Shaza all'esterno, l'errore di Sipoen Gibey. Di dentro è safety car. Più indietro il gruppo 400 siderali, 27 e mezzo per Satanasofi che conduce su safety car. Poi un paio di lunghezze, segue Shaza, ancora Sereno P. Più indietro il resto del gruppo capeggiato da Solongo P. 600 in 41 e 9 con Sereno P che si muove all'esterno. Supera Shaza e tenta l'aggancio con Satanasofi. 57 e mezzo il passaggio agli 800 metri con Satanasofi al comando. Sereno P che giunge al suo sulky. Ancora safety car richiesto. Shaza più indietro il resto della compagnia capeggiato sempre da Solongo P. Chilometro in 1,13 con Satanasofi attaccato da Sereno P, poi Shaza che emerge nettamente al terzo posto sul calante safety car. 1,26 e mezzi e tre quarti di miglio, cavalli all'ingresso della retta d'arrivo. Prosegue il duello tra Satanasofi e Sereno P. Sereno P che sembra predominante all'ingresso in retta d'arrivo, sta passando Sereno P che allunga sullo stesso Satanasofi, poi Shaza, più indietro Stanislao Sanz, ultimi metri di corsa con Sereno P che porta a casa il quarto successo consecutivo su Satanasofi Shaza. 1,56 e 9, tempo totale per Sereno P, Edimoni in sulky a questo figlio di From Above, Grandinat, che conferma l'ottimo momento e il grande feeling con la pista romana. Corsa che è venuta tesa all'allievo di Edimoni, che però si è imposto con superiorità alla compagnia. Onore al merito, un ottimo comunque sia Satanasofi, che ha alzato bandiera bianca solo ai 50 conclusivi.